Buongiorno ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di bioimpedenziometria, detto comunemente BIA, che è un esame non invasivo che serve a rendere una dieta vincente. In effetti che cos'è? Non è che voi fate la BIA e automaticamente vi trovate magri, ma serve attraverso i dati che tiriamo fuori da questo esame riusciremo ad elaborare, a farci elaborare la migliore strategia possibile adatta al nostro fisico. I dati che tireremo fuori dalla BIA non li utilizziamo soltanto per dimagrire, ma possiamo anche utilizzarli innanzitutto per controllare il nostro stato di salute, lo stato dell'acqua intra ed extracellulare, il nostro fabbisogno giornaliero di calorie, a guardare anche la percentuale di grasso e di massa magra. La facciamo innanzitutto per guardare il nostro stato di salute. Poi da lì possiamo pianificare una strategia che può essere finalizzata all'aumento di peso o alla diminuzione di peso. Visto che, come vi ho detto, è un esame non invasivo, però è un esame che va fatto in un centro medico specifico e noi oggi abbiamo appuntamento con la dottoressa Claudia. C'è un'altra cosa da aggiungere. Io sto facendo questo video perché, leggendo sui vari gruppi di Facebook o comunque sui vari social network, sento persone dire: io sto assumendo 700 calorie al giorno, sto assumendo 500 calorie al giorno, bastano. Non si può stabilire se una dieta su un numero può essere giusta per voi o meno, perché sono numeri campati in aria. Per giunta, per questo vi dico, una volta che avete avuto i risultati della BIA, e stesso il dietologo, il nutrizionista, il biologo nutrizionista che vi stilerà il protocollo migliore secondo le vostre richieste. Non è che prendete la BIA e la fate vedere al portiere o la fate vedere a quello grosso in palestra e dite: ma come hai fatto, questa è la mia BIA. Non funziona così. Inoltre vi dico una cosa, il personal trainer, quello che trovate in palestra, se non ha un'abilitazione medica e non è un dietologo, non è un dietista, non può farvi la dieta, va soggetto a provvedimenti penali. Quindi affidatevi sempre a persone competenti che fanno questo di mestiere. Non il sentito dire non esiste, andate su una base scientifica. Attraverso i risultati della bioimpedenziometria vi farete fare il vostro protocollo personalizzato, e questa è la personalizzazione, perché ogni fisico è diverso da un altro. Mi raccomando, adesso vedremo insieme tutti i punti cardini della BIA. Siamo quasi arrivati. Ragazzi, noi abbiamo finito. Questa è la mia BIA. Adesso vado a casa, anzi, dico una cosa, vado prima in palestra, che ho fatto tardissimo, devo recuperare il giorno, quindi vado prima in palestra, mi alleno, poi vado a casa, mi siedo a tavolino e vi spiego tutto quello che mi ha detto il dottore in merito. Mi raccomando, è troppo bello e va fatto. Allora ragazzi, finalmente siamo arrivati a casa e adesso cercherò di spiegarvi in maniera più semplice possibile cosa mi ha detto la dottoressa, quali sono le cose più importanti da sapere. Io comunque cercherò di dirvi quanto più possibile in merito alla mia BIA. La prima cosa da sapere quando si va a fare la BIA è che è indispensabile sapere correttamente il peso e l'altezza, altrimenti i valori dell'esame verranno sballati. Detto questo, dobbiamo sapere un'altra cosa, che cos'è la BIA? È un esame, come abbiamo detto, non invasivo, mediante il quale, attraverso due elettrodi, due posti sul collo del piede e due sul dorso della mano, si fa passare della corrente a bassissimo voltaggio. Ma quindi prendo la corrente? Assolutamente no, è impercettibile, è inutile, non c'è nessunissimo rischio. Che cos'è la BIA quindi? È il risultato che noi avremo dal passaggio di questa corrente nel nostro organismo. Il primo dato che andiamo a trattare, che voi vedete in sovrimpressione, è il BMI, è BMI. Nel mio caso è 24,4, ma come si calcola? Il BMI si calcola
Non è altro che un peso, che un calcolo, derivato da peso diviso l'altezza espressa in metri al quadrato. Da qui si determina se un individuo è sottopeso, normopeso, sovrappeso oppure obeso. È probabile, che un atleta avendo una massa muscolare importante possa risultare in sovrappeso. Perché come vedete c'è la linea gialla, la linea verde, ancora linea gialla e linea rossa. La linea gialla vuol dire che sei in sottopeso, la linea verde sei in normopeso, la linea gialla in sovrappeso, la linea rossa sei obeso. Però, visto che stiamo parlando nel mio caso di un atleta, tra virgolette, potrei risultare in sovrappeso, quindi visto che il valore appunto potrebbe comparire alterato, c'è un altro valore che si va a controllare, il BCMI, che è il terzo del rigo sotto PA, che dice, secondo una tabella di riferimento, che se il BMA è superiore a 15, stiamo parlando di un atleta. Adesso andiamo a uno dei punti che più ci colpisce e più ci stuzzica e ci serve, il BMR. Che cos'è il BMR? Non è altro che il metabolismo basale. Nel mio caso è di 1890,4 kcal. Che cosa significa? Vuol dire che il mio corpo, Luca, appena si sveglia, sta fermo nel letto, brucia 1890 calorie. Luca non fa niente, è completamente fermo a letto, non sta nemmeno schiacciando il dito sul telecomando per cambiare canale alla televisione, non sta facendo niente. Quindi questo è il metabolismo basale. In base a questo si applicano altre formule del tipo che tipo di attività fisica si fa. Che tipo di vita si fa? Se si fa una vita sedentaria, frenetica e quant'altro? E attenzione, ascoltatemi bene: il nutrizionista, il dietologo, vi farà una dieta in base alle vostre esigenze. Adesso andremo a parlare di FFM. Che tradotto l'acronimo significa massa magra. O meglio, non parlo soltanto del muscolo, ma tutto ciò che non è grasso, quindi lo scheletro, i fluidi corporei, gli organi, i muscoli stessi, quindi tutto ciò che non è grasso. Nel mio caso, il mio FFM è di 64,8 kg, pari all'86% del mio peso. Se invece facciamo un passo in sopra, troviamo il BCM. Nel mio caso, che cos'è il BCM? Il BCM è la massa muscolare, il muscolo. Nel mio caso, il BCM è 39,3 kg, che è pari, ascoltatemi bene, al 61% dell'FFM, ovvero il 61% di tutto ciò che non è grasso. A differenza degli altri range di riferimento, il BCM ha soltanto due colori, il giallo o il verde. O se è uno stato di poco muscolo, dove praticamente la quantità di muscolo è bassa e quindi sta sulla linea gialla, oppure se un soggetto allenato sta sulla linea verde. Ovviamente più è alto, meglio è. Perché vuol dire che stiamo facendo un buon lavoro. Un altro punto che a noi sta molto a cuore è FM. L'FM non è altro che la massa grassa, ok? Nel mio caso, la BIA mi dice che ho 10,7 kg di grasso, pari a 14% del peso corporeo. Pone
la lineetta è posta nella zona gialla, vuol dire che secondo gli studi fatti a livello nazionale, io per la media nazionale ho 5, rispetto alla media nazionale, ho 5,5 kg di grasso in meno. Ovviamente di due cose dobbiamo tener conto. La prima è che non significa, è vero che io ho 10 kg di grasso, ma non significa che devo togliere 10 kg di grasso, perché innanzitutto una persona senza grasso non può vivere. Dobbiamo cercare sì di abbassare il livello di grasso, ma non estremizzarlo. È impossibile, quindi ricordatevi bene, portare una soglia di grasso a zero, vuol dire che non saremmo morti di freddo. Oppure saremmo morti e basta. Ok? Spero di essere stato chiaro. Per quanto riguarda il penultimo parametro, il TBV, Total Body Water, è l'acqua totale compresa nel mio organismo, che appunto nel mio caso è di 47,4 litri, pari al 63% del mio peso. L'ultimo punto, quello che anche ci interessa molto, è l'ECV, sarebbe l'acqua extracellulare, extracellular water. Nel mio caso, io ho un parametro di 18,7 litri, pari al 39% del total body water, che mi pone alle soglie della disidratazione. Vi spiego, come potete vedere anche qui, zona rossa, gialla, verde, gialla, rossa. La zona rossa è all'estrema sinistra, indica un forte stato di disidratazione. Giallo, disidratazione. Verde, sei ancora idratato. Giallo e rosso indicano la ritenzione idrica. Io adesso voglio dirvi un'altra cosa. È normale che un atleta possa avere un piccolo indice di disidratazione per il semplice motivo che ha il muscolo. Lo spazio tra le cellule è poco, quindi l'acqua non si riesce a insinuare e quindi risulterà tendente al disidratato. Ragazzi, io spero di avervi detto tutto e spero di essere stato il più chiaro e semplice possibile. Nell'eventualità, mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se qualcosa non vi è chiaro o volete che vi faccia qualche altro video per specificare meglio qualche punto. Come sempre, vi chiedo di iscrivervi al canale, di condividere il video. Iscrivetevi al canale, quindi attivate le campanelle, la campanella per le notifiche, bla 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 bla. Luca vi saluta alla sua solita maniera. Never give up, è stato buono. Un bacio a tutti.